Ci immergiamo nelle strade della nostra città, ma anche di quelle di tante altre, perché parliamo di street art. Voi sapete che a partire dai primi di giugno ci sarà una mostra dedicata a questo argomento, a questo tema, quindi noi diamo il benvenuto ad Ornella Massa per saperne un po' di più. Benvenuto, buon pomeriggio. Buongiorno a voi. Allora, la street art è un fiume in piena, continuamente alimentato da nuove idee, capaci di trasformare il panorama urbano rendendolo più accogliente. Ma noi vogliamo conoscere un po' di più quello che è l'argomento in particolare di cui stiamo parlando, ma soprattutto vorrei sapere chi sono gli street artist. Ma gli street artist sono, diciamo, dei personaggi molto diversi gli uni dagli altri, e perché fanno anche cose molto diverse, come possiamo vedere in strada. A Roma in questo momento, come le diceva, c'è un'esplosione veramente enorme di questa forma di espressione artistica, e andiamo da personaggi affascinati dal mondo bizantino come Mr. Clevra e le sue Madonne e i suoi santi, fino alle tag che ossessivamente vengono ripetute sui nostri muri continuamente, provocando anche nel passante del fastidio. Quindi, diciamo, è effettivamente un mondo molto variegato, vasto, che è anche un po' difficile descrivere, diciamo, in poche parole. Ecco. Che cosa sono le tag? Le tag sono le firme che appunto vengono lasciate sui muri in molti posti, anche ben visibili, che o rappresentano una singola persona o possono rappresentare anche gruppi, le cosiddette crew. Sono delle vere e proprie firme, quindi non hanno dietro di loro alcun senso comunicativo sotto certi punti di vista, mentre in alcuni casi la street art ha un risvolto sociale. Quindi, certo, ne parleremo tra pochissimi istanti. Le tag sono delle vere e proprie firme ripetute quasi all'infinito, con l'obiettivo fondamentalmente di quasi infastidire il passante, di saturarne l'occhio, a tal punto da dire: Madonna, scrivono ovunque, imbrattano qualsiasi cosa. Ecco, effettivamente l'obiettivo di queste scritte, no? Che non siano magari delle opere artistiche, come possiamo vedere nel quartiere Ostiense, per esempio, ce ne sono tantissimi, i muri della zona appunto Ostiense sono molto ricchi, no, di queste immagini, sì. Ma quando si tratta solamente di scritte, l'obiettivo è davvero solo quello di infastidire il passante o comunque i cittadini, non so? No, il fastidio è sempre poi, diciamo, risulta sempre in un'attenzione del passante, che sicuramente reagisce con fastidio, ma si accorge che c'è qualcuno, della loro presenza. Esatto, c'è qualcuno che sta comunque agendo sul muro della città. È una forma comunque di comunicazione in cui si vuole in qualche maniera dire: ti dico solo il mio nome, se riesci a leggerlo, perché spesso il carattere è molto... È vero, incomprensibile. Esattamente, e se riesci a leggere chi sono, ti dico solo il mio nome, perché probabilmente io e te viviamo due realtà talmente diverse che non possiamo assolutamente comunicare in altre maniere. C'è da dire che c'è una corrente, se così vogliamo chiamarla, della street art che si chiama lettering, cioè una corrente che agisce sull'alfabeto, sulla innovazione della lettera, sulla scrittura. È un esempio, ce l'abbiamo proprio a Ostiense con Bruce, che ha decorato la struttura delle officine fotografiche che sono in via Ribetta. Ecco, ma quando la street art ha iniziato a farsi spazio nelle grandi città italiane? Ma diciamo che il fenomeno è diventato eclatante, che tutti se ne accorgono, da una decina d'anni a questa parte. Però è molto più antico, ovviamente. Prima viveva in una situazione più sommersa. L'esempio più classico che si può fare a questo proposito è, non so, il centro sociale Leoncavallo, che attualmente è considerato forse una specie di cattedrale della street art italiana, che è uno dei primi centri sociali nati in Italia, quindi stiamo parlando di qualcosa che accade alla fine degli anni 70, inizi degli anni 80 del Novecento, e arriva in strada, diciamo,
poco dopo, ma la gente comincia ad accorgersene forse, ecco, 10-15 anni fa, con l'arrivo in strada di firme che oggi sono molto conosciute, non so, Blu, per esempio, che è opera ormai da più di 20 anni in strada, lo stesso Osmo, Erika il Cane, sono tutti nomi ormai molto noti, anche perché da molto tempo se ne parla anche sui giornali. Ecco, questa forse è l'evoluzione, diciamo, la cosa diversa che è avvenuta in questi mesi. Prima era un fenomeno relegato solo alla strada e a poche persone che se ne occupavano per interesse, per amore, per curiosità. Ora c'è anche l'interesse dei media, che cercano di fare giustamente informazione e di fare un po' da tramite tra questo mondo e il mondo poi delle persone che le strade e la città lo vivono. Esatto. Perché forse è considerata una realtà che ha cercato di farsi spazio in maniera un po' violenta, diciamo, ovviamente nel senso lato del termine, no? E quindi fino a qualche anno fa riuscivamo a vedere in giro per le nostre strade decorazioni che appunto potessero trattarsi semplicemente di un lavoro che richiedesse, non so, qualche ora, quindi durante la notte era possibile farlo, no? Magari certo, una cosa certo, del genere. Invece adesso è assistiamo a un lavoro ben più grande, più evoluto, e quindi questo mi fa pensare appunto che abbiano questi artisti conquistato molto spazio anche nell'opinione comune, perché immagino che per decorare delle immense superfici, appunto come dicevamo, del quartiere Ostiense, abbiano avuto delle autorizzazioni o delle richieste, non lo so. Assolutamente sì, diciamo che in questo momento sono presenti entrambe le situazioni, cioè delle situazioni autorizzate, come sono la maggior parte quelle del quartiere Ostiense, dove quindi c'è una assegnazione ufficiale di un muro ad un artista che viene chiamato a decorarla, e ci sono anche delle situazioni in cui gli artisti, diciamo, spontaneamente si prendono degli spazi, ovviamente operando di notte, perché è vietato ancora e comunque scrivere sui muri. C'è da dire che gli artisti normalmente, che lo fanno anche in maniera libera, quindi non chiamati dalla municipalità o da curatori di mostre e cose di questo genere, sono comunque rispettosi dei luoghi, cioè non andrebbero mai a fare la loro opera o appiccicare il loro paste up, eccetera, su la colonna Traiana, per fare un esempio eccessivo della situazione, ma scelgono sempre dei muri piuttosto anonimi, dove la loro opera ha anche in fondo una funzione di abbellimento del muro, per cui la mattina poi, se uno si ritrova questa decorazione del muro, è anche un po' contento di trovarsi, invece che il muro grigio, un muro dipinto, oppure appunto un muro su cui è stato incollato un poster di carta. Quindi ci sono in questo momento un po' tutti e due i fenomeni in atto, muri assegnati in maniera ufficiale e muri che invece vengono presi, diciamo, in maniera abusiva, diciamo così. Però poi le persone sono contente se trovano la cosa bella, e ormai capiscono, cominciano anche a capire un po' la differenza che c'è fra le varie cose. Cominciano a essere non solo tolleranti, ma a ricercarli. Basta vedere quello che sta succedendo adesso, non so, a Tor Pignattara, a San Basilio, no? Sono tutte realtà romane dove c'è proprio anche una compartecipazione delle persone a volere, attraverso questa forma artistica, una sorta di riqualificazione del proprio ambiente, un riconoscimento del quartiere, e quindi una nobilitazione, diciamo, del quartiere stesso. Perché poi è così, questa azione avviene soprattutto nelle zone periferiche della città, dove spesso c'è un certo degrado ambientale, muri scrostati, eccetera, eccetera. Non si va a Piazza Navona, è difficile che si trovi in certo, un è vero. Esatto. E quindi comunque questa realtà sta arrivando anche in zone più centrali, come appunto lo Ostiense, oltre che in realtà più periferiche. Quindi comunque è sicuramente qualcosa che sta prendendo piede alla svelta in questi ultimi
periodi. Sì, assolutamente sì, ripeto, bisogna tenere presente però che ci che come ci sono artisti di vario tipo che fanno azioni di vario tipo, che scelgono tecniche diverse, anche queste cose stanno assumendo caratteri diversi, quindi alcune parti sono spontanee, sono compartecipate dalla popolazione, eccetera, in altre parti invece magari c'è proprio più un calare dall'alto la scelta, c'è una scelta politica ben precisa, eccetera. Questo non vuol dire assolutamente che in un caso si fa meglio, nell'altro caso si fa peggio. L'obiettivo finale in un certo senso è sempre lo stesso, cioè da una parte riportare alcuni quartieri a un certo grado di gradevolezza, permettere alle persone di vivere in un ambiente artisticamente qualificato, bello, anche chi non in questa maniera, anche chi non magari non è abituato ad andare in un museo, si trova di fatto in un museo a cielo aperto e spesso si confronta con opere di artisti di livello internazionale e quindi non c'è un giudizio nel senso da una parte si fa meglio, dall'altra parte si fa peggio, si sta facendo un certo tipo di operazione che migliora alla fine la qualità della vita delle persone e anche l'aspetto delle città. Ecco, parlavamo di tecniche all'interno della sua affermazione precedente, la più diffusa è quella dello stencil, in che cosa consiste? Allora, lo stencil è molto utilizzato perché è una tecnica tra virgolette rapida, nel senso che l'artista si prepara allo studio una o più mascherine, dipende da quanti colori poi vuole usare nella realizzazione della sua opera e quindi fa il disegno, se lo riporta su della carta o del materiale plastico, dipende dal supporto che vuole utilizzare, ritaglia opportunamente tutte le aree che vorrà dipingere e in questa maniera quando arriva in strada semplicemente applica la mascherina sul muro, spruzza con la bomboletta, definisce magari con dei pennelli o addirittura con degli uniposca, quindi con dei pennarelli alla fine, i caratteri del personaggio, dell'opera che ha voluto fare e va via. È una tecnica quindi molto veloce che si presta molto bene a lasciare un segno in luoghi non illegalmente conquistati, diciamo. Certo, uno dei maggiori esponenti di questa tecnica, che è tra l'altro uno dei più famosi street artist che possiamo conoscere, è Banksy. In Italia abbiamo già cominciato a distinguere personalità di questo tipo? Sì, ci sono moltissimi diciamo artisti italiani che usano questa tecnica. A Roma c'è Luca Maleonte, per esempio, che usa una tecnica di stencil, J.B. Rock usa una tecnica di stencil, la stessa Alice Pasquini quando fa le sue cose piccole, delicate, usa la tecnica dello stencil. Diciamo che moltissimi di loro poi abbinano la tecnica dello stencil anche la tecnica classica, diciamo, della pittura murale, quindi con pennello e rullo, soprattutto se hanno da coprire superfici molto grandi, anche se recentemente, non so se nell'Exia, alla Garbatella hanno realizzato con la tecnica dello stencil un'intera parete di un palazzo, per cui la tecnica dello stencil comunque consente anche di coprire ampie superfici, che poi è spesso l'obiettivo dello street artist, diciamo. Ecco, un'ultima domanda. Sappiamo che Banksy è uno dei maggiori esponenti, come abbiamo detto, anche dal punto di vista dei contenuti, perché molto spesso si dedica a degli argomenti sociopolitici, oppure i suoi disegni e le sue opere sono realizzate invece per una finalità di pacifismo, oppure alla libertà sessuale. Questi sono un po' gli argomenti a cui si ispira questo grande street artist. Anche in Italia i nostri artisti si ispirano a questo tipo di argomenti? Direi assolutamente sì, è frequentissima la tematica sociale, del disagio, non so, mi viene in mente tematiche legate anche in qualche maniera all'ecologia. A Roma troviamo spessissimo le opere di Opin, per esempio, che è un fautore dell'uso della bicicletta al posto dell'auto, e quindi questo tema viene reiterato tantissimo. Oppure temi appunto di libertà di espressione, di libertà legata all'inutile carcerazione in alcuni casi
per detenzione di droghe leggere e cose di questo genere, oppure addirittura troviamo tematiche più storiche, me penso in questo caso all'ultimo stencil fatto da Luca Maleonte al Quadraro sul nido di Vespe in occasione appunto della commemorazione e rastrellamento del Quadraro il 17 aprile Chiaro, scorso, quindi sì. Le tematiche sociali e storiche ci sono chiaramente tutte necessariamente, perché poi il legame, diciamo, la provenienza, il legame di quei moltissimi street artist è comunque la strada, il centro sociale, quindi è inevitabile che poi portino, diciamo, da queste tematiche nelle loro opere. Mi viene a mente anche Aloha Oe, che recentemente è diventato un altro attore interessante della scena romana, e lui per esempio ha come suo tema dominante quello della omosessualità e dell'accettazione del sessualmente diverso, se vogliamo definirlo così, anche se dire sessualmente diverso è veramente orribile, però certo. Insomma, questa è un'altra delle tematiche che comincia ad emergere con una certa chiarezza nelle strade romane, per esempio. Benissimo, allora dottoressa Massa, io ricorderei ai nostri ascoltatori che qualora volessero avere delle informazioni in più su quello che è la realtà della street art, possono andare a leggere qualcosa sul suo blog, che è Non copritemi di bugie, quindi googolandolo si riesce sicuramente a trovarlo. Grazie. Subito. E inoltre vorrei ricordare anche che parlerà di tutte queste cose anche all'interno della visita guidata che si terrà domenica 25 maggio all'interno del contesto delle visite guidate organizzate dall'Associazione Culturale Roma e Lazio per te. Sì, è vero, alle 5 domenica partiamo dalla centrale di Monte Martini e andiamo in giro per il museo a cielo aperto del quartiere Ostiense. E come si fa a partecipare? Bisogna contattare Roma e Lazio per te sul loro sito e si prenota direttamente. Ok, perfetto, quindi romaelaziopertè.it è il riferimento web a cui bisogna rivolgersi appunto per avere delle informazioni in più. D'accordo, grazie dottoressa Massa, allora, a presto. Buona giornata, arrivederci. Abbiamo ascoltato Ornella Massa per sapere qualcosa in più sulla street art e l'arte del graffito in generale. Quindi noi ci sentiamo tra pochissimo, rimanete con noi.